Perfetto, buonasera di nuovo in diretta. Oggi dirette abbastanza, diciamo che si protraggono in serata tarda, però è una diretta molto importante questa, perché abbiamo ospite Andrea Spinetti, che già conoscete su Libri TV, è già stato nostro ospite, un radicale e membro del comitato Vittime Sangue Infetto. E parliamo appunto di sangue infetto, di questa vicenda terribile che si è consumata in qualche modo tra gli anni più o meno 80-90 e che vede coinvolte più o meno intorno alle 60.000 persone, più o meno, Andrea mi correggerà, si stimano, di persone che sono state contagiate da varie patologie, epatiti, AIDS e così via, a seguito di trasfusioni, perché appunto erano trasfusi occasionali oppure appunto perché erano in cura, trasfusioni che erano state appunto erogate realizzate dal Servizio Sanitario Nazionale. È una vicenda che si protrae da tantissimo tempo e che vede appunto alcune novità, sia buone che meno buone, nel senso che appunto si tratta di casi che si ripetono, però di una giustizia che sempre grazie a una spinta che viene dall'estero probabilmente comincia a muoversi. Io non ne indugio oltre e do la parola ad Andrea, ringraziandolo ovviamente per questa serata. A te, Andrea. Grazie Gianni e grazie agli ascoltatori di Liberi TV che mi sopporteranno per una mezz'oretta. Gli argomenti, come giustamente diceva Gianni, sono molteplici e diventa difficile riuscire a darne una priorità. Cominciamo con le notizie buone. Notizie buone, in realtà sono notizie cattive. Perché? Perché finalmente la comunità europea, o meglio la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che è un'emanazione del Consiglio d'Europa, ha stabilito, riguardo a una delle molteplici querelle che esistono tra danneggiati e ministero, ha condannato lo Stato praticamente a riconoscere a tutti i percettori di indennizzo legge 210, mi spiego meglio, cioè tutte le persone che a oggi in Italia hanno avuto un riconoscimento del nesso causale tra le patologie contratte, come diceva appunto Gianni prima, AIDS e epatite C prevalentemente, ma anche epatite B, e le trasfusioni o i farmaci utilizzati a seconda dei casi, che si trattasse di trasfusi occasionali, cioè di persone che hanno avuto necessità di trasfusioni per parti difficili, piuttosto che per incidenti, e piuttosto che per dei trapianti, a invece persone, due categorie, diciamo, maledette tra virgolette, di talassemici emofilici, che invece avevano una patologia di base per la quale per loro c'era la necessità di utilizzare questi farmaci prodotti a base di sangue. Dopo anni di vergognoso silenzio, dove appunto le nostre urla si sono sentite nei tribunali, finalmente, di fronte a un atteggiamento sempre molto vessatorio da parte del Ministero, è arrivato un monito importante dall'Europa. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha appunto condannato lo Stato a stabilire una data entro 3 mesi, una data certa entro la quale dovrà soddisfare appunto quello che concerne la rivalutazione di questo indennizzo legge 210, che ad oggi è l'unico istituto giuridico che lo Stato ha messo a disposizione per risolvere questo tipo di dramma che ha delle responsabilità ben precise, perché attenzione, l'indennizzo non riguarda il risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale, ma si tratta solamente di una causa che condanna lo Stato a riconoscere l'adeguamento di quella piccola cifra che fu riconosciuta nel 92 in pieno scandalo Tangentopoli, perché sapevano che prima o poi la bugna del sangue infetto sarebbe scoppiata, e infatti nel 95 iniziò la coda penale che poi finì vergognosamente in prescrizione al Tribunale di Napoli del 2007, e ora siamo in attesa che si celebri quella parte di processo, cioè relativa alle morti, quindi processo per omicidio colposo plurimo, sempre nei confronti degli stessi soggetti. Il signor Guido Poggiolini, che per anni è stato la sua eminenza di,
dell'AIFA, cioè l'azienda del farmaco, cioè quella che si occupa della registrazione dei farmaci e dei prezzi dei farmaci, il ministro De Lorenzo, che non ha subito condanne per questa, ma noi sappiamo benissimo che vi fu un coinvolgimento anche da parte sua, e sicuramente Guelfo Marcucci, che pochi conosceranno, ma è stato per anni il monopolista di settore nella produzione di plasma derivati in Italia, proprietario della Sclavo, azienda acquistata nel 90 dall'ENI, quindi un'azienda del gruppo ENI, e che il figlio Andrea Marcucci, che è nelle file del Partito Democratico, è socio di capitale della nuova azienda nata dalle ceneri appunto della Sclavo stessa. Quindi stiamo parlando della Chedrion, della quale ci sarebbe poi da creare uno spazio apposito, perché qua do una notizia in anteprima, a breve ci sarà sicuramente un'interrogazione da parte di Oreste Rossi del Partito Popolare Europeo, è un leghista, ma una persona con coscienza, che farà un'interrogazione su quella famosa norma che consente l'importazione di plasma derivati e plasma provenienti da Canada e Stati Uniti. Norma che è stata inserita nel DL di stabilità del 2013 e che, nonostante sia stata fatta un'ordinanza da Balduzzi, ha proseguito il suo iter, quindi ad oggi è possibile in Italia, nonostante quello che è successo in passato, continuare a importare plasma non conforme a quello che recita la legge. Quindi nuclei di malasanità, illegalità, mancata giustizia, moniti dall'Europa, e soprattutto risposte inadeguate, perché la Donata Lenzi del Partito Democratico recentemente, proprio in seguito a questa sentenza, ha fatto una question time al ministro Lorenzin, in quale il ministro Lorenzin ha detto, ha preso atto di questa sentenza, per la quale peraltro il ministero ha ancora un paio di mesi per potersi appellare alla Camera Suprema, cosa che probabilmente farà, e ha dichiarato in question time che nell'ultimo DL di stabilità sarebbero stati inseriti 100 milioni di ulteriori stanziamenti a favore degli emodaneggiati proprio per risolvere questo problema. Cosa Andrea, prima che cambiamo argomento, che passiamo a un'altra cosa, diciamo, un altro particolare di questa vicenda, volevo chiederti relativamente a questa sentenza, che evidentemente si ha a seguito di un'impugnativa da parte di alcuni cittadini infettati, quindi ho letto che si parla di un aumento, diciamo, dell'assegno mensile più o meno di 140 euro, ma si può pensare ad un'estensione anche per gli altri che non hanno fatto l'impugnativa? La sentenza CEDU parla chiaro, cioè entro tre mesi, salvo ricorsi, l'Italia deve assolutamente disporre non solo l'adeguamento all'indice del valore della vita, ma anche la corresponsione di tutti gli arretrati che noi siamo obbligati a ottenere attraverso delle cause che molto spesso non vengono manco onorate dal Ministero. Esiste poi un altro aspetto, la ministro Lorenzin parla di stanziamento da 100 milioni, che noi risultiamo essere assolutamente inadeguato, e spiego subito il perché. Perché mentre arriva questa sentenza CEDU che condanna al pagamento degli arretrati più la rivalutazione, c'è un annoso problema dal 2010 che esiste tra Stato e Regioni, cioè lo Stato nel 2010 ha fatto una norma che di fatto ha bloccato i trasferimenti in materia di competenza delle Regioni, che sono circa 170 milioni di euro per anno. Quindi le Regioni fino ad oggi hanno pescato da sostanze proprie, ma chiaramente nella situazione in cui si trovano oggi le Regioni, molte hanno già palesato difficoltà. Quindi, dopo la Calabria, che ha già dato default e ha dichiarato che i prossimi bimestri non li riuscirà a pagare, creando chiaramente delle discriminazioni, io posso immaginare la Calabria, della quale poi parleremo fra una decina di 5 minuti per quanto concerne un discorso più attinente al sistema di sicurezza del sangue. In sostanza questi 100 milioni andrebbero solamente
a pagare quelli di competenza ministeriale, cioè quelli che hanno contratto infezioni prima del 2001, creando chiaramente che cosa? Una discriminazione tra soggetti e la classica lotta tra poveri. La lotta tra poveri. Sempre così. Ora, noi come iniziative politiche siamo un pochino con le braccia monche, cioè nel senso che radicali fuori dal Parlamento, però bisogna riconoscere che sotto un certo profilo il rapporto con Movimento 5 Stelle si è fatto fitto, nel senso che innanzitutto ringrazio Maria Grazia Loresic che recentemente ha fatto anche una risoluzione a nostro favore e a breve presenterà una question time proprio su questi argomenti che abbiamo esposto oggi. Question time abbiamo deciso proprio per dare visibilità, così siamo sicuri che la traccia rimane e loro soprattutto sono obbligati a una risposta immediata. Io ritengo che il ministro Lorenzin farà l'ennesima brutta figura, però perlomeno verrà alla luce questo problema, che è un problema di emergenza sociale, perché tendo a ricordare che al di là del risarcimento biologico, bloccato nei meandri di TAR e Consiglio di Stato in attesa di andare anch'esso in cielo, questo indennizzo rappresenta veramente l'ultima staffa di vita per queste persone. E non vorrei che veramente, come disse una volta la Miotto sempre in una question time, cinismo non raggiungesse veramente vette inaccettabili. D'altro canto, su questo argomento della incapacità delle regioni di erogare la 210, anche Vendola si è espresso, e ora bisognerà che anche tramite magari Anna Rita Di Giorgio, se mi sente, c'era stata un'idea anche un po' di andarlo a stuzzicare riguardo a questa cosa, no? In quanto sì, che la Regione Puglia proprio vanta nei confronti dello Stato un credito di circa 23 milioni di euro, tanto per dirti quant'è l'esborso della Regione Puglia che ha dovuto dare alle pratiche di 210 di sua competenza negli ultimi due anni, tre anni. Io so che quella vicenda complicata, insomma. Molto complicata, anche perché purtroppo viene fuori prepotente il fatto che comunque di tutto questo casino che è stato combinato, è d'accordo Poggiolini e Marcucci, ma io ho sensazione che qua facciano un po' d'agnelli sacrificali di una responsabilità molto più allargata. Per esempio è assurdo che non siano mai state chiamate in causa le cause farmaceutiche, che peraltro continuano ad appare a pari con il Ministero. E come già ci hai detto, non ancora esenti dai pericoli di cui stiamo parlando. Ecco, e ora veniamo invece a un discorso più, visto che qualcuno contesta che questa cosa appartenga al passato e non faccia più parte del presente, a parte che ci sarebbe da discutere su questo fatto, perché io è vero che sono stato infettato 30 anni fa, ma sono malato ora e probabilmente morirò fra 4-5 anni, 10 anni, 20 anni, non so quanto durerò. Io il problema ce l'ho adesso, cioè lo Stato è inutile che neghi questa epidemia, l'epidemia c'è stata per dei motivi che noi tra l'altro come radicali saremo in grado a breve di ricostruire per filo e per segno. Non servirà un cazzo come nella maggior parte delle nostre denunce, ma perlomeno lo metteremo agli atti. Perché questa è una cosa vergognosa, cioè come disse Cinque Grani, direttore della Voce delle Voci, persona che tra l'altro adesso sta affrontando una vicenda giudiziaria con Di Pietro, che poi sarebbe un capitolo da aprire, disse: questi sono numeri di guerra in tempo di pace, sono guerre che danno morti ma non hanno l'eclatanza della guerra e quindi rimangono tra le maglie del guerra in tempo di pace, guerre in tempo di pace. vittime cittadini frutto di antidemocrazia, di che da un giorno all'altro si trovano piombati, cioè si trovano catapultati in una realtà che li annienta sotto tutti i profili, sotto il profilo fisico ma soprattutto psicologico, cioè queste malattie sono malattie purtroppo altamente discriminanti. E il loro essere discriminati aumenta man mano che si scende verso il sud, purtroppo. È inutile negarlo, non è dover essere
cioè essere sieropositivo malati di AIDS a Milano è completamente diverso che essere la Gioia Tauro piuttosto che a Sciacca in provincia di Trapani. Ed è il motivo forte sul quale lo Stato fa affidamento, sul fatto che questa gente ha paura di uscire fuori, perché ha già poco e ha paura di perdere anche quel poco. Certo. Quindi non è una lotta facile, noi ci proviamo. Comunque, passando al bollettino di guerra, e questa era la bella notizia, tra virgolette. Ok. Parliamo di sicurezza sangue. Allora, un mese d'agosto tremendo. Siamo partiti con un morto per trasfusione a Cosenza. Un morto per trasfusione a Cosenza, è stata subito fatta un'indagine interna, come al solito, dove controllore e controllato coincidono. Fortunatamente è intervenuta la procura. Ora siamo in attesa di sapere come mai c'è stato questo disguido. In realtà la morte ha preceduto una mezza morte di un altro soggetto, sempre per sangue infetto, più una morte di una ragazza polacca, che quella è passata proprio nel dimenticatoio, sempre relativa a un problema attinente al funzionamento del sistema trasfusionale di Calabria. Purtroppo la Calabria, cioè io mi vergogno veramente di parlare di queste cose. Un abbraccio forte a tutti i calabresi che mi sentono, ne conosco parecchi, perché veramente è il buco del culo del mondo, dovremmo vergognarci. Attualmente sì, purtroppo si ripetono un sacco di queste vicende e si legano poi a una situazione strutturale della sanità che proprio, diciamo, tra virgolette al consumatore è, diciamo, fatiscente, perché una cosa è, diciamo, la filiera del commercio del sangue, che vede anche poca trasparenza, provenienze, diciamo, oscure, ne abbiamo parlato, però magari in qualche modo negli ospedali c'è una trasparenza, una certa struttura, che se il sangue arriva in qualche modo decente, non mette al riparo da errori drammatici. Oltre a questo, invece, in certi posti si accumula anche una struttura nell'ultima catena della filiera, quella che è nell'ospedale, che le indagini preventive dei NAS parlano di situazioni allucinanti, cioè di topi che vagano per i reparti, gente accatastata, cioè stiamo parlando veramente di terzo mondo, cioè poi vedremo che il problema del sangue non tocca solamente la Calabria, ma anche regioni molto più virtuose. Perché poi, salendo di latitudine, ci sono state anche due morti in Toscana, e allora lì il discorso si fa un pochino più preoccupante. Una Orbetello e un'altra Grosseto. E poi, altro fatto, nascosto, perlomeno non c'è stata la pozza di sangue, quindi non c'è stata indagine della procura ancora aperta, ci stiamo lavorando, perché è risultato che due lotti di plasma sono risultati positivi all'epatite C in provincia di Lucca, mentre erano destinati alla produzione alla ditta Kedrion, all'azienda Kedrion, che noi sappiamo essere monopolista della produzione di plasma derivati in Italia. Ora, uno direbbe, cavolo, che bravi, sono riusciti a accorgersi che questo lotto di plasma, una parte derivante da plasmaferesi e una parte derivante da plasma intero, poi spiegherò le differenze. E invece no, perché si viene a sapere che questo sangue qua, risultato positivo all'HCV, è stato scoperto un anno e mezzo dopo la sua raccolta. Quindi sulla parte di plasmaferesi, cioè di sangue che praticamente utilizza solamente il plasma, ma restituisce piastrine e globuli rossi al donatore. Faccio un esempio: la donna in gravidanza che vuole donare il sangue, le piastrine e i globuli bianchi e i globuli rossi li riassorbe col procedimento di plasmaferesi. Poi esiste l'altro tipo di donazione, cioè plasma intero, tu doni tutto. Quindi piastrine e globuli rossi vanno alle terapie d'urgenza, perché essendo corpi corpuscolati del sangue, hanno durata brevissima e devono essere utilizzati. Ora dico io, se un anno e mezzo fa non ti sei accorto che questo virus era presente nel plasma,
soprattutto nella parte da plasma intero. O sei stato un mago con la lampada di cristallo che hai previsto che dopo un anno e mezzo avresti scoperto che questo HCV aveva contagiato i lotti, o diversamente mi devi spiegare dove sono andate a finire queste piastrine, questi globuli rossi. Cosa che io peraltro ho evidenziato su un articolo di Firenze Post, rispondendo a un articolo proprio di Firenze Post dove la regione dava delle spiegazioni che subito a primo acchito a noi non ci hanno soddisfatto. Di questa situazione è stata anche avvertita Luca Coscioni, l'associazione che ci è molto vicina in questo momento, anche perché non ti nascondo che come associazione, come comitato Vittime Sangue in Petto, stiamo attraversando un momento di difficoltà come tutti, perché fondamentalmente sotto il profilo del morale, cioè abbiamo poca rispondenza nei confronti dei malati, è gente che è abituata ormai a sopportare una crisi trentennale, quindi si riesce veramente a essere poco efficaci con loro e lo posso anche capire. Quindi grazie che ci sia Luca Coscioni che ci ha, diciamo, allargato le braccia, e ce n'è bisogno, perché questa è una lotta veramente dura, perché qua andiamo a scardinare dei poteri molto 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 forti. Comunque rimane in ballo questo discorso qua. Ora ritornando al discorso della necessità comunque di innanzitutto ritornare a una normativa trasparente per quanto concerne il discorso dei plasma derivati. Cioè, è inaccettabile che in un paese che produce una legge come quella 219 del 2005 ritenga poi di bypassare questa legge stessa attraverso delle norme che noi riteniamo folli, con costi sociali pazzeschi. Ancora questa settimana a Report la Gabanelli ha proprio parlato di donazioni di organi e di sangue, e parlando di sangue ha per la prima volta messo il dito nella piaga, cioè esistono paesi come la Germania in Europa e come Andrea non ti vediamo più, prova di avviare il video. Sì, mi vedete? Adesso dovrebbe arrivare. Mi vedete? Dovremmo, sì, adesso sì, vai. Ok. Come dicevo, è assurdo poter pensare che produce una legge che teoricamente dovrebbe produrre farmaco etico, cioè fatto con sangue donato e da donatore selezionato, e poi andiamo a inserire delle normative che importano plasma e plasma derivati da paesi dove una donazione privata o mercenaria o commerciale costa da 6 a 23 dollari. E la discriminante del prezzo è data dal fatto che la persona possa avere un tatuaggio, un piercing, e questo ti lascia già immaginare come possano essere attenti ai controlli di questo sangue. E infatti, ti ripeto, Oreste Rossi cercherà di intervenire a livello europeo per segnalare questa anomalia e porre cercare di dare un monito all'Italia finché intervenga per l'abrogazione di questa norma, che peraltro era stata bloccata da Balduzzi, senza che poi chiaramente il Parlamento se ne fosse mai più interessato, nonostante tu eri presente anche alla conferenza stampa del 10 d'aprile, queste cose non le avevamo dette. E qualcuno era venuto a sentirmi queste cose. Sì, è veramente molto triste questo scenario. Senti Andrea, relativamente al comitato, quindi adesso mi pare di aver capito che siete un po' in contatto con il Movimento 5 Stelle. Sì, anche perché oggettivamente io ho tantissimi amici parlamentari che si sono interessati, ma qua è un problema di volontà politica di affrontare o no un discorso. Ora i 5 Stelle sono carini, perché tra l'altro la Maria Lucia Lorefice è veramente una ragazza con tanta voglia di imparare, e perché questa è una situazione, cioè è una vicenda che se non la impari bene, e queste ti rimpallano, ti mettono nel mezzo, cioè devi essere inesorabile.
devi essere inesorabile. Cioè, ha già fatto due interrogazioni, bene, gli ha risposto come gli hanno risposto gli altri 220 che abbiamo fatto fare nell'ultima legislatura. Però le metti lì come carta ad accumularsi una all'altra. No, qua ci sono dei passi ben precisi. Lo Stato nel 2007 aveva detto in finanziaria che bisognava aprire un corridoio transattivo per evitare che ci fosse poi troppa onerosità nel risarcire attraverso le sentenze dei tribunali queste persone. I tribunali continuano a condannare lo Stato anche con cifre molto molto più superiori rispetto a quella del miglior decreto che potesse il Ministero tirar fuori. E prima o poi di questo dovrà tenerne conto, perché anche se poi loro ti creano anche il problema dell'esecuzione delle sentenze, che è un problema reale, se hai un debito nei confronti, un credito nei confronti dell'amministrazione pubblica, non è così facile ottenere l'esecuzione della sentenza. Perché? Perché tanto devi ricorrere al giudizio di ottemperanza del TAR, cosa che peraltro per ottenere quello che è stato sentenziato da CEDU noi siamo ancora costretti a fare. E poi aspettare che il Ministero, in base ai suoi tempi, a meno che tu non esperisca chiaramente altri accorgimenti, peraltro con ulteriori oneri nei confronti dello Stato e del malato, e dilazioni anche di oneri tempo, umani, immagino. E dilazioni di tempo inaccettabili per gente che vive con la spada di Damocle sulla testa. Cioè, io conosco un sacco di gente che ha iniziato questa pratica transattiva e non c'è più, è morta. Cioè, è inaccettabile. Non ci sono parole per commentare una strage di questo tipo, è una strage vera e propria. Quindi, bene che ci sia il Movimento 5 Stelle che se non altro tiene caldo questo argomento, perché purtroppo, l'avrete notato anche voi, stiamo parlando della più grande transazione tra Stato e cittadino e non ne parla nessuno. E sono a parlare degli esodati, io capisco che siamo in una situazione veramente da... Cioè, qua è come se avessero fatto l'assalto alla diligenza e c'è la diligenza che cammina con i cavalli ma non c'è più nessuno. La situazione è questa, ce ne rendiamo conto, però è inaccettabile che lo Stato continui a negare la sua responsabilità. Allora che si prenda la responsabilità di dire: guarda, ora in questo momento non posso, vedo di trovare una soluzione, ma crea un contatto, crea un dialogo, crea un dibattito. Così è inaccettabile. Andrea, noi siamo ormai quasi in chiusura. No, io volevo chiederti prima, citando appunto il Movimento 5 Stelle, se il Comitato Vittime Sangue Infetto o comunque per questa vicenda erano previsti degli appuntamenti che magari Libri TV poteva promuovere, magari se nelle zone di Roma, insomma, se raggiungibili anche seguire. Io mi auguro e lo proporrò sicuramente a Maria Lorefice che si possa fare una trasmissione su questa cosa, che partecipi, non credo che non ci siano problemi. Mi vedo di dosso questa cosa che i grillini, se non passano attraverso quello che dice Grillo, non è vero. No, ma è molto frastagliata questa cosa. Oggi abbiamo avuto in apertura di trasmissione Marino. Frastando che non ma, certo, da sì. Parte loro certe posizioni, ma su questo io purtroppo lo sai. Pannella ci ha insegnato che bisogna fare come le puttane. Infatti, quando c'è da raggiungere un obiettivo, bisogna a volte anche un po' tapparsi il naso. E chiaro, non sono contento che Grillo, che peraltro mi era simpatico, abbia detto le cose che ha detto riguardo alla Bossi Fini o alla Fini Giovanardi, addirittura all'amnistia. Tanto più che ci sono le sue stesse parole che avevano invece dato un appoggio in altri tempi, poi però si è illuminato sulla strada di Damasco, ha incontrato Tonino e Tonino chissà che cazzo gli ha raccontato. Va bene. Sì, no. Va bene Andrea, noi ti ringraziamo per questa testimonianza, per questo report su questa vicenda triste. E siamo a disposizione ovviamente per qualsiasi altro aggiornamento, anzi ci scusiamo perché abbiamo previsto questo appuntamento un po' di settimane fa, ma abbiamo avuto proprio il giorno in cui era previsto un problema tecnico. Va bene, grazie. Andrea, grazie ancora e a ritrovarci su Libri TV. Grazie ancora e non mollare. Grazie anche a voi. Ciao. Ciao Andrea.